Ninni Silipo, alla vigilia avevi detto se fermiamo Trocciola e Villani potremo far bene, avete fatto benissimo. Sì, vabbè, è chiaro che insomma, è risaputo che sono comunque due elementi più pericolosi del Villani, non che gli altri, per carità, anzi hanno lottato, hanno tenuto bene il campo. Noi siamo stati bravi a bloccare Fabio Villani e Marco Trocciola e abbiamo ripreso questi tre punti che ci mancavano da un paio di 2-3 settimane. Partita equilibrata per due tempi, poi che cosa è successo dal terzo in poi? Ma guarda, io noto che è un po' una costante proprio del Villani, comunque riesce a stare in partita bene i primi due tempi, poi a volte ha questo calo che li porta un po' chiaramente a disunirsi. Noi sicuramente come condizione atletica siamo preparati meglio rispetto a loro, abbiamo la possibilità di allenarci tutti i giorni, quindi forse è questo che ha fatto la differenza negli ultimi due tempi. Un circolo Villani che ambisce alla salvezza o diretta o play-out, però questo circolo dal punto di vista tecnico può salvarsi? Ma io ho parlato prima della partita con Marco proprio di questa cosa, al di là che possono ancora provare a salvarsi direttamente, ma comunque io penso che anche un eventuale play-out da terz'ultima contro dovrebbe essere il Cus Palermo dall'altro lato che ho visto giocare a Napoli, io penso che comunque insomma abbiano buone possibilità di salvarsi anche poi avendo eventuale terza partita in casa, comunque penso che anche con i play-out ce la possono fare. E invece il Basilicata punterà a questi play-off per poi giocarsi il tutto per tutto? Ma guarda, noi adesso abbiamo degli obiettivi, come dire, a passaggi. Il nostro obiettivo era battere il Villani, adesso il nostro prossimo obiettivo sarà battere il Tuscolano. Poi tireremo le somme alla fine del campionato, un campionato comunque molto equilibrato per cui può succedere di tutto ancora, anche che noi conquistiamo i play-off.